Nell'Alghero TG Express di oggi, traffico aereo a settembre, dati positivi per Alghero. Doppio incidente stradale in città. Pesca dei ricci, incontro in regione. Alco al tè e tempo di Sardegna contemporanea. Sigla. Convenienza extra nei supermercati Delta Coop. Dal 27 al 30 ottobre, caffè Lavazza, confezione 2x250 grammi, 3,99 €. Birra Ichnusa, da 66 centilitri a 79 centesimi. Delta Coop, il tuo supermercato, sotto casa. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. L'aeroporto di Alghero segue il trend degli ultimi mesi e raggiunge un più 3,4% di traffico nel mese di settembre rispetto allo stesso tempo dell'anno scorso, toccando il più 7% di transiti nazionali con 107.030 passeggeri, mentre si registra una flessione in quelli internazionali, meno 3,1% per 47.219 passeggeri. E ci sarebbe una mancata precedenza alla base dell'incidente avvenuto ieri mattina all'incrocio tra via Vittorio Emanuele e via 4 Novembre tra una moto di grossa cilindrata e una Mercedes. Ad avere la peggio il Centauro, che è stato stabilizzato dal personale medico del 118 e poi trasportato al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, mentre gli agenti di polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso. E subito dopo si è verificato un secondo incidente all'incrocio tra via 20 Settembre e via Cravelet, tra una Fiat Punto e una Renault. Da una prima ricostruzione pare che la Fiat, salendo da via Cravelet, non abbia rispettato lo stop. A quel punto la Renault, che procedeva proveniente dalla zona del liceo scientifico, è entrata in collisione sulla fiancata sinistra. I due autisti non hanno riportato gravi lesioni, ma solo ovvio spavento. Inoltre l'autista della Punto ha riportato una lieve escoriazione alla testa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. L'assessore dell'agricoltura competente per la pesca, Pier Luigi Caria, ha incontrato nella sede dell'assessorato regionale a Cagliari una delegazione di pescatori del riccio di mare. Al centro del confronto il calo drastico del prodotto nei mari sardi. Numerose le soluzioni messe sul tavolo di confronto. Al di là delle diverse posizioni, i pescatori hanno dimostrato grande senso di maturità nel voler affrontare le difficoltà che il comparto sta attraversando. L'hanno fatto con proposte interessanti animate da spirito costruttivo. I presenti al tavolo hanno ribadito la volontà di voler garantire il futuro di questo mondo produttivo, dell'intera filiera e della tutela della risorsa. Nelle prossime settimane si terrà un secondo incontro. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta dai giardini di via Vittorio Emanuele. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene e puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno, al coperto 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'Economia. E chiudiamo con l'arte. Questa sera alle 19 il Qualtè ospiterà l'inaugurazione di Sardegna Contemporanea, la mostra curata da Giovanni Corbia, che vede partecipare 8 artisti: Sergio Bolgeri, Sergio Canu, Stefano Cherchi, Efisio Niolu, Marco Pili, Davide Pilia, Paolo Piria e Maria Grazia Tuveri. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Nel corso della serata trasmetteremo un'interessante intervista alla campionessa di karate Cecilia Gobbino. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o messaggio potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!